Emanuele Zanni, candidato alla carica di primo cittadino a Pozzuoli, appoggiato da due liste, Federazione della Sinistra e una lista civica. A Pozzuoli l'alternativa ai poteri forti c'è. Qual è questa alternativa? Sono queste due liste. Noi abbiamo in quest'ultimo anno lavorato sul territorio. Non mi annoierò mai a dire questa frase, perché contrariamente agli altri partiti, la Rifondazione Comunista è stata presente su tutte le vertenze territoriali, a cominciare quella del waterfront. Che per noi è cruciale, non solo per noi è cruciale per tutti, solo che i punti di vista ovviamente sono opposti. Qual è il vostro punto di vista? Cioè, che cosa si dovrebbe fare di questo waterfront? Non si dovrebbe fare il waterfront, noi siamo decisamente diciamo, contrari a questo attacco al territorio putiolano con il cemento. Pensiamo che quell'area possa essere un'area che, come storicamente è stato, possa servire per uno sviluppo economico della città di Pozzuoli. Di che tipo? Di tipo anche diciamo, industriale, con aziende ecosostenibili, ecocompatibili, che possono dare lavoro ai putiolani. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere fatta una grande bonifica delle acque, ma soprattutto del territorio, perché ricordiamo che lì c'è tanto amianto che ha fatto tanti morti nell'ex Sofer, e facendo una bonifica del territorio possiamo ridare la costa ai putiolani.